Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Provincia di Varese in Forma. Partiamo subito dal progetto Energia per la Vita. Sono state infatti presentate le linee guida e i vademecum sostenibili risparmiare in casa, risparmiare in ufficio e la nostra scuola per l'energia sostenibile. Manuali disponibili in 3 versioni per cittadini, amministratori pubblici ed insegnanti. Inoltre, nell'ambito delle attività di promozione e divulgazione di stili di vita energeticamente più sostenibili, sono previsti incontri pubblici liberi e gratuiti per parlare alla cittadinanza di fotovoltaico sul tetto di casa, come ridurre i costi della bolletta dell'energia elettrica e come diminuire le spese per il riscaldamento. Tutte le buone pratiche che sono incidenti per il risparmio energetico e sono significative queste buone pratiche di tutto ciò che ogni singolo cittadino in ogni ambiente in cui va a svolgere la propria attività, casa, scuola, ufficio, può essere migliorato appunto dal punto di vista ambientale. In questo progetto abbiamo contribuito a realizzare tutto il materiale per la formazione, stiamo seguendo gli incontri che facciamo nei comuni in cui parliamo di vari temi legati al risparmio energetico e poi stiamo anche seguendo tutto il monitoraggio dei risparmi effettivamente conseguiti negli edifici che partecipano al progetto. Il nostro ruolo è proprio quello di gestione del progetto che dura circa un anno e mezzo nella provincia di Varese, di Lecco e di Como che è iniziato proprio con una sperimentazione sia negli uffici pubblici, nelle scuole che nella residenza per indurre la popolazione, i tecnici e gli insegnanti a proprio risparmiare all'interno delle proprie case e dei propri edifici. La provincia di Varese è ente gestore della riserva Palude Brabbia, dove agisce l'IPU, partner italiano di BirdLife International, con una serie di iniziative, dalla stramba barca ecologica per visitare il lago di Varese, ad incontri per grandi e piccini che amano la natura. Nell'ambito del progetto Mosaico è stata realizzata la banca dati Informa Lavoro, ospitata sul sito della provincia, che raccoglie offerte di lavoro nel pubblico e nel privato e percorsi formativi sul territorio per fare rete tra le strutture pubbliche e creare interconnessioni anche con tutti i soggetti che sul territorio erogano servizi al lavoro. Giovani e meno giovani che hanno la possibilità di utilizzare questo strumento, quindi per cercare non solamente le offerte di lavoro che passano attraverso i centri per l'impiego, ma offerte di lavoro che vengono alimentate sul sito direttamente o dalle aziende interessate o da tutti quegli operatori sul settore di incontro, domanda e offerta di lavoro che abbiamo in provincia di Varese. Nuovamente di scena il chiostro di Voltorre con Storia e Storie, progetto per le scuole primarie e secondarie di primo grado, un percorso coinvolgente anche per gli adulti, con laboratori didattici, visite, video e ludobook, per scoprire il chiostro attraverso gli occhi dei bambini. Storia e Storie è un progetto didattico che ha l'obiettivo di raccontare, soprattutto agli studenti della scuola primaria e secondaria, la storia del chiostro e quindi come si vive all'interno del chiostro, e abbiamo cercato di farlo in modo da coinvolgere il pubblico sia attraverso un prodotto filmato che attraverso dei laboratori didattici che trattano differenti tematiche. Riparte la stagione espositiva del Chiostro di Voltorre con una prestigiosa collaborazione tra la Fondazione Balli per la Cultura e gli Amici del Chiostro per la mostra Gabriele Genini, tratto Levante, rumore di matita, carta di riso, visitabile fino al 15 maggio. Passiamo ora alla cultura con l'11ª edizione di Terra Arte Radici 150 Memoria Futuro. Visite guidate a monumenti e musei per eventi dal 9 aprile al 27 maggio tra arte, natura e musica. Potenziata la programmazione specifica per bambini e ragazze con laboratori artistici e concorsi a tema. 23ª edizione del Premio Chiara, maratona culturale che propone in questa fase molti bandi, selezione di racconti editi ed inediti, il Chiara Giovani, oltre ai consueti seminari di scrittura, fotografia, filosofia e poesia, e un nuovo concorso di fotografia dedicato a Riccardo Prina. Avviso della provincia di Varese per designare un nuovo componente del Consiglio di Gestione della Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Zanella di Gallarate. Le candidature devono essere presentate entro il 4 maggio 2011.
Successo per le iniziative relative alla manifestazione La persona DAO nel mondo del lavoro, che dopo il convegno prosegue con la mostra fotografica di Meazza e il video prodotto dal laboratorio multimediale dell'Uninsubria che vi proponiamo in chiusura. Per me il lavoro è vita. Ciao. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.